Dopo aver esplorato alcuni dei luoghi più iconici dell'isola di Coron, sono pronta per una nuova avventura. L'Expedition è un'avventura di 3 giorni su una barca tipica delle Filippine per esplorare la meraviglia delle isole remote tra Coron ed El Nido. Durante questo viaggio avremo esplorato spiagge da sogno e fondali marini intatti, tra coralli colorati e grandi varietà di pesci tropicali. Si trattava di un'esperienza fuori dal comune, senza contatti esterni. Un'immersione totale nella natura e nella cultura delle Filippine, gustando la cucina tradizionale e dormendo in delle capanne di legno sulla spiaggia davanti al mare. Tappa dell'Expedition Green Lagoon ed è proprio nell'isola di Coron. Iniziamo alla grande, veramente pazzesco. Le persone qui a bordo sembrano super carine e simpatiche, saranno veramente 3 giorni incredibili. Abbiamo già avuto il primo problema della vacanza, abbiamo fatto affondare una pala della canoa, abbiamo dovuto trovare il modo di recuperarla, ma ci siamo riusciti. Tra l'altro è anche uscito il sole, quindi e adesso abbiamo 2 ore di navigazione e raggiungeremo il prossimo punto e penso che pranzeremo lì. Ho già visto la cucina e sembra buonissimo il pranzo. Pioggia lì, pioggia lì, bel tempo, fortuna, eh. Allora, sta piovendo e andiamo a finire lì. This is our base camp for the night. Siamo appena arrivati a terra, questo è il posto dove dormiremo stanotte. Per arrivare fino a qui abbiamo preso le canoe con tutte le cose, buste di plastica, della spazzatura per non farle bagnare perché sta continuando a piovere e in più il mare è abbastanza mosso, quindi potevamo cadere da un momento all'altro. E adesso siamo qui, ci siamo presi ognuno la propria capannina. Speriamo non piova dentro e speriamo soprattutto del tempo migliori. That's fried zucchini. Fried zucchini! Buongiornissimo, notte passata alla grande, adesso torniamo in barca per fare colazione. I'm ready! Oh, thank you. Wow, he keeps going, he's unstoppable! Another one! Wow! Wow, package! Wow, look at this breakfast! La seconda giornata inizia alla grande, con un'immersione per esplorare i fondali marini di un'isola remota chiamata Di Tai Tai Yan, dove la vita marina è abbondante e colorata. Finita l'immersione, era tempo di prepararsi per il pranzo a bordo, prima di salpare nuovamente verso una nuova isola da esplorare in kayak, l'isola Bolina. Sono qui, non me ne vado. Il secondo giorno di questa avventura è stato incredibile.
Dopo aver esplorato delle isole paradisiache, scoperto dei fondali meravigliosi e mangiato dei piatti tipici gustosissimi, eravamo pronti per l'ultima navigazione della giornata, che ci avrebbe portato alla seconda base, nell'isola di Linapakan, dove avremmo passato l'ultima notte. Il giorno dopo mi sono svegliata con le prime luci dell'alba e con il suono delle onde che si infrangevano delicatamente sulla spiaggia. La mia capanna di legno si trovava a pochi passi dal mare, su un'isola deserta. Il riflesso del sole mattutino danzava sull'acqua, creando un'atmosfera magica e rilassante. Quel risveglio in un paradiso isolato mi ha regalato una sensazione di pace e serenità, invitandomi a vivere un'altra giornata piena di avventure uniche. Dopo l'ultima fermata sull'isola di Mao Sanom, era arrivato il momento di tornare nel mondo reale, navigando verso la destinazione finale, El Nido, la famosa cittadina sull'isola di Palawan, dove avrei concluso il mio viaggio nelle Filippine. Ecco qui la meraviglia di Port Barton, una spiaggia fantastica. Un paesino piccolo piccolo, un luogo per rilassarsi davanti al mare e a questi tramonti magnifici. Sono qui davanti a questo tramonto magnifico. Ultimamente non ho passato delle giornate fantastiche, inizio un po' a sentire la stanchezza del viaggio. Mi sento un po' sola, sono già 2 mesi che sono nelle Filippine, sono sempre in compagnia in realtà. Però comunque è la prima volta che sento la mancanza di casa, di avere un porto sicuro. Però come tutto è temporanea questa sensazione e a volte ci sta anche sentire la mancanza di casa. Questi sono gli ultimi 4 giorni nelle Filippine. Mi dispiace che stia arrivando al termine questa parte del viaggio, perché le Filippine sono state il mio primo paese che ho esplorato da sola e lo porterò sempre, sempre più nel cuore questo ricordo. Sono stati 2 mesi molto intensi, magici, e non mi sembra vero di essere arrivata fino a qui. Spostata a Port Barton e sono arrivata in questo posto che è un po' nascosto. Per arrivare qui ci è voluta un bel tragitto in moto e sono veramente in paradiso. Questo posto è pazzesco. Questa cabina qui è proprio davanti al mare. Saranno dei giorni tranquilli, gli ultimi giorni nelle Filippine, e mi piace tantissimo l'idea di stare un po' più in mare. E così ho passato i miei ultimi giorni nelle Filippine in questo paradiso segreto, facendo quello che più mi piace, tra musica, oceano e tante avventure in mare. Ma dopo queste giornate meravigliose è arrivato il momento di partire e lasciare questo paese che mi ha regalato tante esperienze indimenticabili. Ciao Filippine, che fortuna aver scoperto questo paese meraviglioso, aver potuto viaggiare da sola, conosciuto così tante persone incredibili, aver scoperto delle nuove passioni, free diving, lo scuba diving. Veramente non vedo l'ora di tornare. Ciao, a presto! È tempo di una nuova avventura e sono pronta a esplorare la Thailandia.